questa serie continuo a non capire come decifrarla. La puntata prima era ignobile, era un ammasso dei cliché. Questa qua, qualcosina si sa. Va dai, su, poteva andare peggio. Continuo a farsi vedere sempre di più la stupidità proprio incredibile dei personaggi e ci sono certe cose buttate a casissimo. Però non era stata la puntata peggiore che abbiamo visto. Salve Bibedi, sono Filodoro e se oggi mi vedete con sta parte del viso più gonfia non mi hanno menato, regà, non vi preoccupate, che mi hanno levato ardente nel giudizio e mi è venuta sta ganascia incredibile. Infatti se ogni tanto pronuncerò male alcune parole perché ho sta parte della faccia completamente gonfia e ho una mobilità pari non lo so a che cosa. Ma come si suol dire, the show must go on, quindi oggi andiamo avanti con il quarto episodio di Fate. E ripartiamo bomba subito con il fatto che nell'ultima puntata Beatrix è stata rapita dai Democani. Ok, d'accordo, e fino a là tutto a posto. Passiamo subito a Bloom, perché, anzi no, scusate, prima piccola introspezione su Rosalind e Andres, che appunto vogliono cercare il modo di riportarle indietro. Ma uno dice per quale motivo devono riportarle indietro proprio lei, cioè finora un botto di fate sono scomparse e nessuno si è fatto troppi problemi, apparentemente. Però Beatrix è importante, soprattutto perché per Andres è come una figlia, male mai affezionarsi a un personaggio, infatti lo sottolinea anche Beatrix. Passiamo subito a Bloom e ritorniamo ai cliché fantastici dell'adolescente che dopo che hanno scoperto che lei è speciale, cioè praticamente gli succede quello che è successo già nella stagione precedente, ossia che dopo che hanno scoperto che Bloom è speciale perché ha la fiamma del drago all'interno di lei, diventa tipo il fenomeno da circo della scuola. Tutti parlano di lei, tutti si voltano, la guardano, oh mio Dio, è lei, oh mio Dio, così. Ma lei, da brava teenagerina, le ignora apertamente, le ignora bellamente. Andando avanti, vediamo che i nostri protagonisti cercano di studiare qualcosa in più sulle streghe del sangue. Che mi ha fatto ammazzare, aperta parentesi, che sul libro le streghe del sangue sono segnate come SS. Cioè, non so se è stata intenzionale come cosa, però SS, in teoria sono le cattive, rapiscono le persone, cioè sequestrano le persone per fargli cose brutte. Le streghe del sangue, SS, vabbè, andiamo avanti. Fatto sta che Bloom ormai è accappottatissima. Cioè, l'altra puntata veramente mi sono cascate le braccia, sono riattaccate e si sono ristaccate da sole. Raga, allora, l'altra puntata, ricordiamoci che cosa è successo. L'altra puntata durante la cena, dopo ben due puntate che Bloom e Beatrice si dicono, sì, Beatrice, scusate, e Rosalind si dicono apertamente: io non mi fido di te. Oh, Bloom gli è bastato che Rosalind le dicesse: perché io ti posso aiutare a capire chi sei, io so da dove vieni, io conosco i tuoi poteri, io conosco cosa sono le streghe di sangue, ti posso aiutare, fidati che ti posso aiutare. Raga, due puntate, eppure parte dalla stagione precedente, due puntate a dire che non si fidano l'una dell'altra, io ti posso aiutare. Ok. Bloom accappottatissima, infatti pure durante sta puntata, nonostante Aisha le ricorda che se sono praticamente cavate l'occhio fino alla puntata precedente, Bloom: no, ma ci può aiutare, ma può aiutarci a capire cosa sono le streghe di sangue, può aiutarci a trovare il mio passato, può aiutarmi a capire chi so. Che palla, Bloom, che palla! Cioè, porca miseria! Il problema è che Bloom c'ha veramente la sindrome del protagonista abbandonato. Ma non è fatta bene, perché non è che dici, sai, è fatta in una maniera che almeno mette da parte un attimo i suoi bisogni personali, perché almeno si rende conto che non è un bene per il resto del gruppo e per il resto dell'umanità. No, mette tutto davanti, e la cosa bella è che, cioè, contraddice tutto quello che ha fatto in precedenza, compreso il fidarsi delle sue amiche, il dare retta alle sue amiche, il dire apertamente a Rosalind che non si fida di lei, porca miseria. Che poi in realtà, raga, mi sto a fare un mezzo rewatch delle Winx, perché voglio portarlo sempre sul canale, ve l'ho già detto. Mi sono resa conto che Bloom è sempre stata così. Cioè, porca miseria, Bloom è una frignona allucinante. Da piccola era il mio personaggio preferito. Ma porca vacca, vista da adulto, porco cane, quanto frigna! Frigna un sacco! E c'era un sacco sta sindrome del protagonista abbandonato. Solo che in Fate viene tutto messo all'ennesima potenza. Quindi se nella serie comunque ogni tanto Bloom si distrae da sta cosa, perché giustamente comunque la serie non ruota unicamente intorno a lei, ma ogni tanto gli altri personaggi si ricordano di fare qualcosa, qui, porco cane, ruota tutto imbarazzantemente intorno a Bloom, pure nei momenti in cui comunque l'attenzione si focalizza su altri personaggi, è tutto Bloom centrico.
Come per dire, a proposito, che sempre l'attenzione che si focalizza sugli altri personaggi, passiamo a Terra, Flora e Musa. Io continuo a non comprendere per quale motivo Terra continua a dire che è colpa di Musa se Sam e il padre se ne sono dovuti andare. Io ve lo giuro, continuo a non capirlo. Perché nella puntata precedente diceva che era colpa di Musa perché aveva assorbito le emozioni negative del fratello e che quindi per questo adesso sono amplificate. Io ve l'ho detto, io continuo a non capirla sta cosa. In teoria, se tu assorbi le emozioni negative di una persona, non dovrebbero essere amplificate. Cioè, anzi, dovresti scaricarlo. Vabbè, per Terra, per la capoccia di Terra, la colpa è di Musa. Se il fratello ha fatto casino e che quindi la famiglia se ne sono dovuti andare, la colpa è di Musa che ha fatto scapocciare il fratello. E qua ritorniamo anche a un altro grande problema di questa serie, che i protagonisti, cioè proprio i personaggi, non comunicano tra di loro, e quelle quattro volte che lo fanno veramente male. Per esempio, una cosa che ho chiesto anche su Instagram, e che ve lo giuro ho fatto caso adesso, io non capisco perché tutte le volte che Terra parla, effettivamente ha una faccia, cioè quasi che come se esprimesse sarcasmo. Ha una faccia che è un incrocio tra il sarcasmo e lo scocciato, ma quello che dice, cioè forse sarà anche il doppiaggio in italiano, quello che dice sembra quasi effettivamente o normale o preoccupato. Cioè, non lo so, ogni volta che Terra parla c'è quel velo di saccenza, quasi, non so per quale Terra comunica proprio in maniera strana, ve l'ho detto, perché le espressioni che fa sembrano quasi sempre scocciate, tipo quando lei parla con Flora, che cerca di metterla in guardia su Riven. E aperta parentesi, io questa attrazione tra Flora e Riven la voglio comprendere, cioè proprio la voglio capire, vabbè. Però, cioè, non so perché tutte le volte che comunicano in particolar modo Terra e Flora, in realtà sta cosa forse la mezza spiegano a fine puntata, ma ci arriviamo poi? Non lo so, non comprendo, raga, fatto sta, tutte le volte che i personaggi parlano tra di loro comunicano male. Questo ve l'ho detto, è proprio una, cioè, è proprio un'impronta delle fiction Rai. Le frasi lasciate a metà, la comunicazione messa un po' così, il te dico ma non te dico qualcosa, cioè che palla una certa. E andando avanti, visto che ritorniamo su Beatrix, perché sta puntata è diciamo concentrata sul fatto che devono recuperare Beatrix, ma in teoria nessuno lo sa, e infatti Rosalind in primis lo dice unicamente a Bloom, ma tipo a metà puntata, un sacco più avanti, la puntata è concentrata sul fatto che le streghe di sangue hanno rapito Beatrix e che ora vogliono riportarla indietro, cioè Rosalind e André vogliono portarla indietro. Decidono di fare un baratto, una fata per una fata, e accappottano Marcus, povero piccolo angelo, c'era cioè, un amore, quel ragazzo era un patato, vabbè. André si ammazza male Marcus e vuole fare un baratto con Beatrix, va bene. Vabbè, piccolo spoiler andando avanti perché non segue questo l'ordine cronologico. A un certo punto arriva là per fare il baratto, Andres tipo aggredisce quella che in teoria è la strega di sangue, ma non è lei. Vediamo una persona nell'ombra che prende il controllo di Andres. Ora ci spiegano che le streghe di sangue, ovviamente come dice già il nome, hanno il potere di controllarti fisicamente, perché ovviamente controllano il sangue anche da molto distanti. Ora, le streghe del sangue sono tipo i dominatori dell'acqua in Avatar. Avete presente Avatar, il dominio dell'acqua utilizzato però con il sangue? Ecco, quello. Solo che qua ci hanno fatto una magia oscura a parte. E buona parte di sta puntata, a me sta cosa ve lo giuro da un lato mi ha fatto ammazzare dalle risate, è il concentrarsi sul, diciamo, l'equilibrio che devono avere i personaggi tra il siete adolescenti, perché ricordiamoci che in teoria questi hanno 16 anni, tra il siete adolescenti ma allo stesso tempo la missione è importante. Buona parte di sta puntata appunto si concentra sul divertiamoci, perché dai, usciamo, andiamo al pub, divertiamoci, ma da un lato c'è Bloom, bellissima, che tipo lascia tutti quanti al pub mettersi a studiare cosa sono le streghe di sangue, cosa hanno fatto, cosa stanno facendo e cose varie. E ci vuole Sky, perché ovviamente ci vuole Sky che sta male, perché si sente male per il fatto che Silva è tornato, ma non è più quello di prima. Finge tranquillamente che non sia sparito e finge tranquillamente che Andres non stia facendo male il suo lavoro, che non maltratti i ragazzi, o che Rosalind, stranamente, da che lui era il primo che sospettava di lei, adesso è diventata magicamente sua alleata. E Sky giustamente ci sta male perché dice cacchio, non è più palesemente l'uomo che mi ha cresciuto. Ci voleva Sky per far dire a Bloom vabbè, ma sai che c'è? Dai, stiamo fuori, imbraga se va bene così, dai. E nel mentre c'è uno strano centrismo su Aisha e Grey, che ok, d'accordo, hanno dato un po' di tempo a loro perché almeno così si sono baciati, anche se c'è stato un momento
che ve lo giuro, quando a un certo punto parlavano di andare a cercare ste streghe di sangue perché avevano trovato Beatrix, c'era stato un momento che ve lo giuro, io ero convinta che uscisse fuori che Grey in realtà fosse la strega di sangue. Cioè, per un attimo hanno distorto l'attenzione, mi è piaciuta sta cosa. E mamma mia, il grande confronto tra Riven, Terra e Flora. Allora, ritorniamo al discorso di Riven e Flora. Io voglio capire per quale motivo li stiano accoppiando sti due, però vabbè. Terra, per tutto il tempo, ma già dalla stagione precedente, allora, nemmeno perché nella stagione precedente c'era sta specie di rapporto di amicizia in amicizia tra lei e Riven. E uno pensa, ok, d'accordo. Dalla seconda stagione in poi, Terra dipinge Riven come uno stronzo, soprattutto nel momento in cui vede che la cugina ha un interesse nei confronti di Riven. E la cosa è reciproca. Ok, d'accordo. Però Terra ha questa aggressività strana nei confronti di Riven, che uno pensa, vabbè, dai, perché vuole proteggere la cugina, ok. Però vi ripeto, c'ha uno strano rapporto con Flora, che all'inizio, nella puntata precedente, pensavo semplicemente il rapporto di cugina bella, carina e popolare contro cugina molto più introversa e impacciata, quindi c'è quel rapporto di amore e odio tra opposti. E invece, e io sta cosa sono rimasta un secondo andando avanti nella puntata, si scopre che in realtà Terra è gelosa di Flora e che c'era un periodo che aveva baciato Riven e si è messa o ha provato ad avere una relazione con tutta una serie di ragazzi palesemente sbagliati. Cioè, come se il problema fosse Riven, quando Riven, ok, è un po' uno stronzo, l'hanno sempre dipinto così pure nella serie, ma in più di un'occasione ci hanno dimostrato che alla fine è un bravo ragazzo, e in teoria Terra dovrebbe saperlo, considerando che lei in primis ha detto che hanno condiviso tanti bei momenti già come amici fin da piccoli. De punto in bianco, ok, Riven è diventato uno stronzo, e loro giustificano sta cosa, cioè sta antipatia di Terra per Riven, perché dice, no, io ho sempre cercato di prendermi dei ragazzi stronzi perché mi volevo autoconvincere, tipo che quella sbagliata in realtà fossi io, una cosa del genere, perché in realtà credo di non provare interesse per i ragazzi. Allora, raga, ok, d'accordo, il coming out di Terra già lo sapevo perché me ero spoilerato, vabbè. Ripremetto, io ovviamente vedo puntata per puntata, commento quello che vedo, quindi vabbè. Comunque, il coming out di Terra me l'ero già spoilerato. Ma la cosa che non comprendo è, uno, onestamente, sti gran cavoli, perché onestamente, per quanto è rilevante Terra e i suoi impicci sentimentali, ti dico pure sti gran cavoli de Terra lesbica così botte botto senza senso, cioè potevano pure lasciarmela etero, non mi interessava della mazza. Seconda cosa, regà, non lo so, non è messa proprio in maniera strana, cioè tutto il discorso, tutta il far uscire sto coming out strappa lacrime de Terra proprio messo in maniera strana. Loro essenzialmente te dicono che Terra finora si è sempre scelta ragazzi sbagliati per autoconvincersi che non era una buona idea tipo essere etero. Ma cioè è proprio sbagliato il concetto, è proprio sbagliato la cosa del io cercavo di autosabotarmi per autoconvincermi che fosse sbagliato che io fossi sbagliata perché c'ho sto problema di essere lesbica. Quando in realtà nel mondo di Fate l'abbiamo visto in più di un'occasione che l'omosessualità non è vista male. Cioè non è una cosa discriminata. Cioè cazzarola, quell'altri avevano una relazione poliamorosa bisessuale. Voglio dire, uno dei personaggi principali sbava dietro a Riven. Regà, non sa cosa, non l'ho capita. Più che altro ve l'ho detto, nel mondo di Fate, fin dalla prima stagione, abbiamo sempre visto che comunque l'omosessualità non è una cosa che viene sfottuta troppo, non è una cosa che viene discriminata, e poi soprattutto io non comprendo il motivo per cui Terra ci ha avuto sta cosa. Cioè, non è tipo un caso di Stella che viene da una famiglia molto conservatrice, molto rigida, e quindi dici, sai, sei la principessa, devi sfornare degli eredi, per forza devi essere etero, e una cosa del genere potrebbe essere un problema. Cioè, la famiglia di Terra, comunque, Terra viene da una famiglia amorevole, una famiglia in cui vedi che si sostengono tutti a vicenda,
Io non, proprio non l'ho capita sta cosa, sti problemi di terra, non l'ho capita. Ok, dici l'attimo di confusione, forse la cosa del l'ho capito andando avanti, che forse era più un sto combattendo contro me stessa. Ma il problema è che ve l'ho detto, non vedevo la, non ho visto la base per sti dubbi di terra, ma non nel senso che i dubbi in quanto tali, non ho visto la base in quanto la serie non ti ha proprio mai dato il, non lo so, una base per far sì che per terra questo sia un problema. No, raga, ve l'ho detto, questa è l'ennesima cosa. E qui ritorniamo al discorso che sta serie è un prodotto fatto da persone vecchie che vorrebbero parlare ai giovani, ma il problema è che non hanno la benché minima idea effettivamente di come cazzarola si parli ai giovani. Perché proprio il discorso del io cercavo di autosabotarmi per nascondere questa cosa, cioè nel senso io mi mettevo con un ragazzo per nascondere questa cosa agli altri, ma allo stesso tempo mi mettevo con un ragazzo tossico perché cercavo di autosabotarmi e dare una giustificazione al fatto che questa cosa non andasse. Ma me lo metti in un contesto in cui tu in primis mi fai vedere che non c'è mai stata discriminazione, perché ve l'ho detto, Terra non viene da una famiglia problematica, intorno a lei ha più esempi di persone omosessuali, in più mi fai vedere che nel mondo di Fate non è una cosa discriminata, quindi non ha senso tutta sta scena strappalacrime. O meglio, ok, d'accordo, mi hai fatto vedere il momento in cui effettivamente Terra lo esterna, qualcosa del genere, anche perché Flora, c'è anche il momento che Flora dice dai su, butta fuori, tu sei perfetta, va bene così. Ok, d'accordo, però non mi metti la base precedente per rendermi questa scena effettivamente toccante. Soprattutto, e ve lo giuro qua veramente, soprattutto se tu finora mi hai fatto vedere Terra che si comporta da stronza nei confronti di Riven. Cioè, tu mi dipingi Riven come il ragazzo tossico, ok, me l'hai dipinto così fin dalla prima stagione, ok. Piccolo problema, da metà della prima stagione in poi Riven diventa quello bastonato della situazione, perché a un certo punto da ragazzo super figo, cattivo, ribelle e tossico diventa quello bastonato della situazione. Mi fai vedere più di una volta che Riven comunque ha un cuore, comunque ha delle emozioni, comunque ci tiene in un modo o nell'altro ai suoi amici o perlomeno a Sky, ha dei momenti comunque di vicinanza con Terra, ha dei momenti che tu in primis mi dici che lui e Terra hanno condiviso dei momenti, delle belle emozioni, dei bei ricordi, poi vabbè si sono baciati, ma è Terra in primis che dice che è lei che ha cominciato a trattarlo male da quando si sono baciati. Cioè, quindi, ok, mi hai fatto vedere il momento in cui lei finalmente si libera di questo peso. Sì, ma io non riesco a empatizzare con te quando tu in primis ti sei comportata da stronza finora. Cioè, essenzialmente, quello che mi hai voluto trasmettere con sta scena è stato il io ho il diritto di trattare male gli altri, ho il diritto di intraprendere una relazione tossica perché in realtà sono insicura su me stessa. Quando in realtà il problema è che non sì, ok, sei insicura su te stessa, ma è un problema tuo. Perché non è un problema di contesto sociale, è un problema tuo e basta! Cioè non è che è fatta male, la scena in realtà in sé andava pure bene, scena toccante, belle inquadrature, la musica, però è proprio il contesto che è sbagliato. Vabbè, andiamo avanti. Perché un'altra cosa, ve lo giuro, mi ha fatto tagliare, mi ha fatto proprio ammazzare le risate sta cosa, ve lo giuro. Allora, a un certo punto Stella, tutti i personaggi sono al pub a divertirsi, Stella ovviamente non può lasciare Alfea perché ha la pietruzza magica sulla spalla e in quel momento, a proposito, a fine puntata, lo rivela finalmente anche alle amiche. Quindi che succederà? Le daranno una mano a levarsi sta cosa oppure cominceranno a rivolgerle sguardi di compassione? Che anzi, visto che a fine puntata alla fine riprendono Beatrix e lei è senza poteri, diventeranno il duo delle compassionate, di sicuro. Tutte e due senza poteri, tutte e due che non possono lasciare Alfea perché sennò schiattano. Stella non schiatta, però vabbè. La coppietta delle poveracce, di sicuro andrà avanti così, guarda. Cioè, ci scommetto quello che te pare. Comunque, mentre gli amichetti sono tutti al pub, Aisha sta limonando nel bosco, Stella sta in camera, a Stella arriva un messaggio da parte di Beatrix e le fa vedere dove si trovano. Cioè, dove si trova? Cosa bella che le manda una foto di una stanza diroccata, sta di sicuro nelle vecchie rovine. Mazza, regà, fenomeni. Manco Sherlock Holmes, incredibile. Bellissimo, regà. Bellissimo. Perché per tutta la scena, per tipo 5 minuti di scena, Bloom ripete in continuazione, regà, è una trappola, regà, è una trappola, non ci andate, regà, è una trappola, aspettiamo un secondo, è una trappola, tutti cari, che belli, spavaldi, no, andiamo, ci siamo allenati per questo, ce la possiamo fare, ce vanno due. Vanno due specialisti e Mosa, perché mi sono scordata di dirvi che all'inizio della puntata stavano addestrando le fat della mente per proteggere la mente degli specialisti durante i combattimenti. Quindi, due specialisti, de numero, tu sai cosa stai, contro cosa stai andando,
Sai che è una trappola? Perché lo sanno pure loro che è una trappola. Cioè hanno due. E Musa. Va bene, va benissimo. Che voglio bene a Musa, ma Musa è inutile in combattimento. E infatti arrivano alle rovine. Guarda un po'. Oh mio Dio, ci hanno fatto un agguato. Guarda un po', ci sono i democani che assalgono Musa e la fanno svalvolare. Guarda un po', arriva Andres sotto l'influenza delle strele del sangue, delle streghe del sangue, e attacca i ragazzi. Però a sto punto c'è pure un dubbio. Dici, aspetta, Andres conosce, cioè è troppo legato alla scuola. Non sarà un caso se hanno preso lui. Oltretutto Musa, nel momento in cui cerca di proteggerlo dal controllo delle streghe del sangue, prende della rabbia, quindi percepisce della rabbia, quindi percepisce che quello che ha preso Andres era, aveva della rabbia sia verso di lui che verso Rosalind. E qual è l'unico personaggio che prende tutte e due le persone che in realtà abbiamo visto anche in precedenza? Uno pensa a Beatrix, a parte che di sicuro Beatrix ci ha impicciato in qualche maniera, vabbè. No, non era lui, era l'amico di Silva che l'aveva ospitato mentre si stava nascondendo. Che a quanto pare lui è una strega del sangue. E io ve lo giuro, io ho pensato, se questo accappotta Bloom un'altra volta io lancio il computer. Perché essenzialmente le fa lo stesso identico discorso, nemmeno discorso, gli dice letteralmente le solite, le stesse due frasi che gli ha detto Rosalind. Ossia il, io so chi sei, io conoscevo i tuoi genitori, quelli biologici, io so tutto di te, ti posso aiutare a scoprire il tuo passato. E se non interveniva Aisha, regà, io penso che Bloom avrebbe ceduto. Cioè, io ve lo giuro, ho pensato, se questa viene accappottata un'altra volta, non lo so. Cioè, Bloom è da cappotto facile comunque, Bloom è veramente da cappotto facile. Non, vabbè, morale della favola, questo tizio sparisce, a caso, cioè nel senso, dopo che hanno un po', nemmeno se sono menati, hanno parlato, sparische. Gli specialisti ritornano ad Alfea, e indovina un po'? Mannaggia, era una trappola! Beatrix era solo l'esca! Ma che sfigato sto ragazzo, guarda, chi l'avrebbe mai detto? Problema che, ve lo giuro, quello da un lato un pochino mi è dispiaciuto, poco, veramente poco, però un pochino mi è dispiaciuto, che alla fine nella lotta per salvare Silva, Sky ha dovuto ammazzare il padre. Quello mi è dispiaciuto un pochettino, poco, però mi è dispiaciuto, dai, brutta scena, mi immagino poi che comunque non sia proprio il massimo. Vabbè, morale della favola, mo sappiamo chi è la strega di sangue, in apparenza, perché in apparenza, perché ricordiamoci gli esperimenti a inizio puntata, ricordiamoci che ci sono sti democani che sono cicciati fuori da non si sa dove, e poi soprattutto ti pare che ora Rosalind è diventata magicamente la buona? C'è quel quadro che non cosa, ragazzi, di sicuro, in apparenza, sappiamo chi è la strega di sangue, e ora Beatrix è senza magia e Musa è ferita. E non sappiamo altro. Tanto il fatto che c'è anche un altro piccolo dettagliuccio. Ora, quanto si è capito, una caratteristica delle streghe di sangue è il poter controllare le persone. Altra domanda che mi faccio, ma in teoria Silva era stato catturato da Rosalind e Andres, da Andres, no? Ed è ritornato, più spavaldo che mai. E anche l'altro ragazzo, quello della terza puntata, quella che pensavamo essere morto, è ritornato. Non è che poco poi niente sono morti tutti quanti, e in realtà le streghe, nemmeno le streghe del sangue, Rosalind, perché io ci scommetto quello che vi pare che Rosalind in realtà è una strega del sangue e li sta controllando appunto per cercare di creare una falsa illusione o qualcosa del genere. Io ci scommetto quello che vi pare che Rosalind in realtà è una strega del sangue che ha ucciso tutte le altre streghe del sangue perché voleva essere la più potente, insomma, quelle strozzate là. Oppure tipo lei voleva tutto il potere, ma le altre streghe del sangue avevano detto no, perché bisogna mantenere l'equilibrio nel mondo magico, e quindi tipo lei si è ribellata. Cioè, una delle cose del genere. Io ci scommetto che è così, ragazzi. Cioè, scommetto che è una cavolata del genere. Fatto sta che ve l'ho detto, sta puntata è abbastanza neutra. L'unica due cose che posso commentare effettivamente di sta puntata è che Bloom è di accappotto facile. Bloom, veramente, sto video si chiamerà Bloom si accappotta facilmente. E il coming out di Terra penso che meriterebbe uno studio a parte, perché è una delle cose più
confusionalmente sbagliate, secondo me, che si sia mai visto nella, cioè nel catalogo di Netflix. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto. C'ho sta guancia che mi sta ammazzando, aia. Fatemi sapere nei commenti, possibilmente senza spoiler, perché ve l'ho detto, io commento puntata per puntata, quindi niente spoiler. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta questa puntata, se vi sta piacendo la seconda stagione, che ne pensate voi effettivamente di sto coming out di Terra molto fantasioso. Noi ci vediamo al prossimo video e ovviamente mi raccomando, continuate sempre a fantomizzare il mondo. Ciao!